Manca poco più di un mese all'arrivo di PES 2019 sui nostri scaffali videoludici. Prima dell'uscita della demo pubblica, prevista il prossimo 8 agosto, abbiamo avuto modo di provare più approfonditamente il calcistico Konami, che dopo l'importante perdita della licenza della Champions League ha deciso di concentrarsi maggiormente sul gameplay e su un comparto tecnico all'avanguardia. In tal senso, il Fox Engine è stato tirato a lucido per portare sugli schermi tutta la magia dello sport più bello del mondo. Non a caso, il livello di dettaglio raggiunto dalle superstar, sia nelle animazioni sia nella riproduzione del viso, è elevatissimo, con una cura per i dettagli che si nota non solo per i campioni più famosi, ma anche per le squadre minori. Sebbene non tutte mostreranno la stessa qualità visiva, è lecito attendersi un miglioramento anche nella raffigurazione dei calciatori meno celebri. La demo che abbiamo provato offriva solo un piccolo assaggio di quello che ci aspetta nella versione definitiva e includeva esclusivamente la modalità esibizione. Il test è stato utile per provare diversi livelli di difficoltà, così come i miglioramenti apportati all'intelligenza artificiale, un po' traballante nelle prime build. A livello di difficoltà medio, l'avversario ha offerto una resistenza piuttosto blanda, finendo sempre sconfitto con uno scarto piuttosto consistente, nonostante le buone abilità dei portieri, che spesso riescono a respingere anche tiri a distanza ravvicinata. Decisamente migliore l'esperienza con il livello di sfida massimo. A cambiare in modo marcato è l'aggressività dei rivali, che tendono a pressare intensamente i difensori in fase di costruzione del gioco. Interessante notare come il pressing si affievolisca con il passare dei minuti, come se fosse in qualche modo legato alla resistenza fisica degli avversari. A tal proposito, i giocatori mostreranno la stanchezza attraverso nuovi set di animazioni, permettendoci così di intuire con uno sguardo quali atleti hanno bisogno di una sostituzione. Anche a livello di difficoltà massimo, però, abbiamo notato qualche leggera sbavatura dell'intelligenza artificiale, segno di un lavoro di rifinitura ancora da implementare a dovere. Abbiamo accolto positivamente, inoltre, l'introduzione di nuove animazioni e del rinnovato sistema First Touch Control. Le nuove movenze dei calciatori si notano soprattutto durante i dribbling. Il peso degli atleti sul campo, inoltre, è fortemente tangibile, merito di una resa della fisica ben realizzata. L'effettiva influenza del rinnovato First Touch Control, invece, andrà approfondita in fase di recensione, perché le differenze rispetto a PES 2018 nelle poche partite che abbiamo effettuato in questa demo non ci sono parse così nette. PES 2019 ha mostrato buoni spunti in queste sue prime apparizioni. Dal punto di vista tecnico e della fisica, l'evoluzione rispetto alla scorsa edizione, sebbene non rivoluzionaria, risulta comunque palpabile. Il lavoro operato sui volti e sul sistema di illuminazione riesce inoltre a offrire una grafica a tratti fotorealistica durante le scene di intermezzo e i replay. Resta da limare ancora qualche imperfezione legata all'intelligenza artificiale, nettamente migliorata in confronto alle prime build, ma ancora da affinare completamente, mentre tutte da scoprire saranno le novità previste per la Master League e la modalità My Club. A ogni modo, PES 2019 sembra avere tutte le carte in regola per rappresentare un ulteriore passo evolutivo della serie targata Konami verso una simulazione senza troppi compromessi.